MUC, Margherita, Mensana, sono le otto atlete che si vanno a schierare per questa finalissima. Si danno la carica le atlete del Bosica. E parte anche questa finale. Ed è subito l'atleta della Mensana, Meucci. L'atleta di Si porta schiera ovviamente della in prima posizione, Mensana. ovviamente i primi giri saranno tattica totale, si stanno risparmiando, vediamo Meucci all'esterno la ha passato Valagussa, di meno 4. prova ad andare in testa e Numero così 9 riesce, Emanuele ancora resta Antonio. però all'esterno, entra forse in seconda posizione, no, non riesce a entrare, quindi Numero deve 5 accontentarsi di Antonio una terza Sorrentino. posizione. Poi Non ci sta ovviamente Fiorucci. l'atleta del San Mauro che si mette nuovamente in terza posizione. Eccole al passaggio di E meno l'atleta 4, adesso, Sorcionovo e Sorcionovo in prima posizione. Sorcionovo, Marletti, Carrer. Sono le prime tre posizioni ai meno due. Vediamo chi lancerà la volata. La Carrer prende le misure sulla Sorcionovo. Vediamo come finirà questo duello. Si distanziano, quindi sarà duello tra Luna Sport Academy e Carrer. Attenzione, bellissimo ultimo giro. Ci prova forse adesso, sì, ci riesce la Carrer. Vediamo Sorcionovo di nuovo all'interno. Prova a rifarsi sotto, no, si allarga all'esterno, prova a lanciarsi la Carrer e chiude la porta all'interna ed è Carrer Sorcionovo allo sprint. Mamma mia, si va al photo finish su questo traguardo delle juniores femmine. Gara spettacolare, decisa agli ultimi centimetri. Vediamo. Aspettiamo il photo finish, vediamo chi si è aggiudicato questo titolo italiano, metri mille. Ed è quindi Sorcionovo Alice Luna Sport Academy, campionessa italiana della specialità, veramente questione di centesimi, brucia al photo finish la atleta della Polisportiva Casier. Siamo già alla presentazione della finale juniores maschi.